Federico Scanocchia Pisoni e Valentina Finita, che cos'è? Un episodio crossover? Buongiorno. Buongiorno, Come ciao stai? Federico, buongiorno. Bene, 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 un po' accaldato perché comunque diciamo che il caldo si sente, però bene. Quello sempre, non ci abbandonerà mai quest'estate, c'è cioè chi è contento, chi meno. Noi non ci vediamo da un sacco di tempo. Beh, da prima di tutto, insomma, prima del lockdown. Prima della pandemia globale. Tra l'altro, facendo queste videochiamate, mi sono gettato di nuovo in quel mood della quarantena. Non so te, Sì. cosa ti ricordi di quel periodo? Sì, in effetti era un'eterna chiamata su computer, un sentirsi, più che altro vedersi a distanza, anche perché era anche un po' quella la dimensione a cui eravamo ormai abituati. No, sì, sai, una cosa invece che io mi ricordo benissimo della quarantena era credo il giorno dopo che è stato deciso il lockdown, sono andato a fare la spesa. Mi ricordo un'ansia terribile che si viveva, proprio un'area di tensione tra la gente. Sì. Si E però mi lavava la ricordo. spesa. Eh sì, mamma, in quarantena, conosco persone che mettevano le buste della spesa in quarantena per tot minuti prima di farla. Però li capisco, dai. Il punto però è un altro, che io mi ricordo nitidamente di aver pensato, vedi cavolo quanto è importante la filiera alimentare, cioè quanto è importante il cibo per la nostra Certo. cultura, cioè è fondamentale, è una banalità mostruosa, ma in quel momento ovviamente ci siamo resi tutti conto che i cassieri del supermercato dovevano lavorare, che le persone nei campi dovevano lavorare per portarci da mangiare e via dicendo. E sarà proprio il tema di questa nostra chiacchierata, perché parleremo proprio del Food Summit del 2021 da parte delle Nazioni Unite e voglio riassumertene un po', anche se tu già sai di cosa si parla. È un summit sui regimi alimentari, appunto, che verrà è stato convocato per il 2021, in cui si cerca un po' di parlare del cibo, delle politiche alimentari, di quelle che si chiamano food policy, a 360 gradi. In particolare sono tre i punti chiave sul quale si soffermerà, ovvero cercare di aiutare chi non ha da mangiare. Sono circa 700 milioni le persone che ogni giorno non hanno accesso al cibo. Dall'altra parte, l'altro problema è che ci sono 2 miliardi di persone che invece mangiano troppo, che hanno un consumo eccessivo di cibo e quindi le porta a problemi cardiovascolari, obesità e via dicendo, che è un altro grande problema della nostra società. Ma poi soprattutto, e qua c'ho dei dati per te, perché ovviamente tutta la filiera alimentare impatta notevolmente sull'ambiente. Il 29% delle emissioni di gas serra sono il risultato della filiera alimentare, quella che, stando al gergo delle Nazioni Unite, porta il cibo from farm to fork, quindi dalla fattoria alla forchetta. Sono responsabili della perdita dell'80% della biodiversità, dell'80% della deforestazione e poi usano il 70% di acqua potabile nel mondo. Ora, parleremo di tutto questo con te, perché tu, da quando ti conosco, sei sempre stato molto attento a queste dinamiche e sei stato uno dei primissimi iscritti al corso di Scienze Enogastronomiche dell'Università degli Studi Roma 3. E quindi iniziamo questa chiacchierata chiedendoti: che cos'è un sistema alimentare? Sì, diciamo che è quello che è alla base di tutto il discorso delle Nazioni Unite in questo senso. Il sistema alimentare è quello che abbiamo scoperto esistere durante la pandemia, come dicevi tu, perché è un complesso sistema che fa sì che noi ci possiamo nutrire. Immaginiamo che in una città, un sistema alimentare, cioè, tanto è più grande. Il luogo di cui parliamo, tanto è più grande il sistema che fa sì che ci si possa nutrire in quella città o in quel paese o in qualsiasi posto che prendiamo in considerazione. Perché una città con 3 milioni di abitanti, come può essere Roma, stiamo parlando di milioni di pasti che vengono consumati a colazione, a pranzo e a cena tutti i giorni. E per far sì che questo esista e questo avvenga, più che altro serve un sistema che deve essere anche regolamentato in qualche modo. Quindi il sistema alimentare, il food system così definito, è l'insieme di quei processi, di quegli scambi di energie, materie prime, ma anche di prodotti che fa sì che ci si possa nutrire.
tutti noi siamo in un sistema alimentare, tutti noi ci nutriamo, chi più, chi meno, ma tutti quanti, siamo in questo sistema e ne facciamo parte in qualche modo. I contadini ovviamente hanno un ruolo diverso rispetto al nostro, i supermercati, i mercati ne hanno un altro, noi ne abbiamo un altro, ma anche il sistema di smaltimento dei rifiuti fa parte del sistema alimentare. Noi dobbiamo immaginarlo come un flusso, di materia e di prodotti che a partire dalla produzione arriva fino allo smaltimento dei rifiuti, quello che mangiamo. E tutto questo ha un notevole impatto sull'ambiente. Sì, ha un notevole impatto sull'ambiente, come dicevi tu, e questo dipende un po' dal tipo di sistema alimentare, dovremmo dire questo, è fondamentale ricordarlo. E non tutti i sistemi impattano allo stesso modo. Diciamo che al centro del summit del 2021, tra i vari obiettivi, c'è anche quello di, ma come da sempre c'è questo nell'agenda delle Nazioni Unite, di cercare di rendere i sistemi alimentari il più sostenibili possibili, perché la maggior parte di ciò, dei prodotti che vengono consumati a livello mondiale non sono più prodotti alimentari intesi come beni creati, prodotti grazie al lavoro di contadini che poi vengono consumati, stanno diventando sempre più delle merci e quindi trattate come tali, come se fosse petrolio, come se fosse denaro. O qualsiasi altra merce replicabile. Ne è un esempio anche la carne, o per esempio l'utilizzo si fa della soia e del mais a livello mondiale, che hanno un impatto altissimo, ed è quello proprio che dicevi tu poco fa. I numeri che hai detto non sono di certo i numeri derivanti da un certo tipo di allevamento che magari conosciamo, al pascolo, su larga scala, gli animali che hanno spazio per consumare quello che vogliono. Stiamo parlando di allevamento intensivo e agroindustria, che è molto più vicina a quanto pensiamo. Siamo, non dobbiamo pensare per forza agli Stati Uniti, perché anche in Italia abbiamo degli esempi molto, molto gravi in questo senso. E poi in una chiacchierata informale fra noi due mi avevi fatto degli esempi abbastanza semplici ma illuminanti, cioè per fare un piatto di pasta devi prendere l'acqua, quindi sprechi la grossa acqua, accendi il fornello, sprechi gas, insomma una serie di azioni che impattano ovviamente sull'ambiente. Parlavi Certo. del summit del 21, io qua leggo che ci sono cinque azioni particolari che guideranno l'intero percorso, no? L'intero summit. Tra queste però ce ne sono due che mi interessano particolarmente, te le leggo in inglese perché sappiamo che il linguaggio delle Nazioni Unite forse è anche un po' difficile da tradurre e lascio a te questo compito. Una è Ensure access to safe and nutrition food for all. Cosa significa? Questo è alla base un po' del programma della FAO da tanti anni, più di 30 anni, che è l'accesso al cibo, cioè il diritto a un cibo sano, nutriente e che sia anche sostenibile dal punto di vista ambientale per tutti. È una sorta di, cioè, è una sfida molto importante, perché quello che si dice è no, combattere la fame nel mondo, quante volte l'abbiamo sentito dire come, però è anche al centro. Che ne so, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, è uno degli obiettivi. E è un obiettivo ambizioso che ci si pone da sempre a livello di tutte le istituzioni, proprio perché l'accesso al cibo è fondamentale, perché non si può vivere senza avere accesso al cibo sano. E quindi questo è il primo, senza dubbio. Ma soprattutto anche cibo nutriente, cioè mi viene da dire Certo. che anche il junk food, per esempio, può essere un problema allo stesso modo. Sì, diciamo che l'accesso al cibo viene definito precisamente come avere accesso a cibo che sia nutriente e adatto alla dieta della persona. Quindi stiamo parlando del fatto che a una persona che magari vive in Indonesia non possiamo dargli il piatto di pasta, cioè non è giusto che quella persona mangi una cosa che non appartiene alla sua cultura. Inteso come accesso al cibo, poi ovviamente ognuno è libero di mangiare ciò che vuole, però se stiamo parlando di 800 milioni di persone che non hanno accesso al cibo, stiamo parlando di 800 milioni di persone che hanno bisogno almeno di mangiare qualcosa, e quel qualcosa è meglio che sia almeno un prodotto anche che abbia a che fare con la loro cultura, oltre sia ovviamente sano e che dia tutti i nutrienti giusti per vivere, per avere una vita sana. Questa è proprio la definizione, avere una vita sana. Oh, un'altra invece delle azioni è quella di Boost Nature Positive Production, che si può tradurre come implementare una produzione che sia più naturale possibile. Sì, questo si lega a quello che dicevamo prima, cioè
Diciamo che negli anni il concetto di produzione alimentare si allontana sempre di più da quello del produrre un alimento come immaginiamo, cioè far crescere una pianta in un orto e raccogliere la melanzana. È diventato sempre più si è capito che era possibile fare economia di scala sull'agricoltura e sull'allevamento e quindi ci si è allontanati dalla naturalità delle cose. Immaginiamo ora il pollo, per esempio, che viene allevato in batterie da milioni di polli tutti attaccati uno con l'altro, vivono pochi giorni, vengono macellati e poi consumati. E questo è evidentemente una produzione che è quanto di più lontano c'è dalla natura vera del pollo, che non è più un animale, ma è una macchina che deve produrre carne, quindi proteine, che poi noi dovremmo consumare. Quindi ha molto impatto sull'ambiente e evidentemente questo è uno dei tanti prodotti che, fatti in questo modo, si allontanano dalla natura, intesa come ciclo normale, potremmo dire, della vita, e diventa sempre più un'industria. E quindi bisognerebbe cercare una dimensione invece quanto più possibile poco impattante, ecco, sostenibile. Oh, allora, come abbiamo detto anche all'inizio, tu sei sempre stato molto attento a queste tematiche, hai scritto anche, insomma, la tua tesi di laurea sui regimi, sul sistema alimentare, sui sistemi alimentari. Allora, la domanda è spontanea, cioè, secondo te è possibile, alla luce di tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, modificare le diete della nostra comunità? Pensiamo alla comunità italiana, alle nostre persone, cioè, come si può convincere il nostro vicino di casa a modificare la propria dieta? Allora, questa è una domanda che bisognerebbe fare a un politico, perché Ci torneremo sull'argomento. è anche responsabilità istituzionale questa. Però è molto semplice, ti facevo anche l'esempio una volta di quanto è facile cambiare in realtà. Se pensiamo che fino a pochi anni fa non si è che si consumava il sushi tutti i giorni o si andava al ristorante cinese tutti i giorni, invece oggi i ragazzi conoscono benissimo le cucine di tutto il mondo e spesso sostituiscono dei pasti che noi non penseremmo mai di fare a base di bubble tea, eppure si bevono tutti questa roba asiatica, io non so neanche da dove viene, però i ragazzi lo fanno. Quindi è facile in I realtà giovani. cambiare, esatto, questi giovani di oggi. No, però appunto è un esempio stupido, però per dire che in effetti non è così difficile cambiare. Si può cambiare in peggio ed è molto semplice perché il mercato tende a farci cambiare in peggio. Pensiamo a tutta la quantità di fast food che ci sono in Italia e anche questo è un esempio. 30 anni fa i fast food sono nati negli anni 80, quindi prima degli anni 80 non c'erano i fast food in Italia. È strano a dirlo, eppure è così. Oggi è impossibile pensare a una città senza un fast food dentro, è quasi normale cercarlo. E questo è un evidente segno di come si può cambiare nel tempo. Si è cambiato in peggio, possiamo cambiare anche in meglio, quindi potremmo anche cominciare a mangiare un po' meglio. Uno dei cambiamenti che da anni si auspicano è di inserire all'interno delle diete anche occidentali il consumo di insetti. Ora, è un argomento che mi è sempre stato molto a cuore, cioè sono molto curioso e affascinato dal tema. Ho anche mangiato degli insetti una volta, non mi è particolarmente piaciuto. Però volevo chiederti, effettivamente, inserire nelle diete occidentali, perché sappiamo che in Oriente si mangia da sempre, il consumo di insetti può aiutare a una produzione, a un sistema alimentare più sostenibile? Allora, questo è un argomento in effetti interessante. Anch'io ho mangiato degli insetti un paio di volte, mi è Ti successo. sono piaciuti? Comunque, non particolarmente, ma perché bisognerebbe provarli probabilmente fatti al momento, potrebbe essere più Freschi. interessante. Freschi. Comunque, a parte questo, io credo che sia più uno spostare il problema un po' più in là, che è un classico atteggiamento dell'essere umano, cioè invece di provare a risolvere il problema e quindi incentivare modelli di consumo più sostenibili, si cerca di spostare un po' più in là dicendo ma guardate che gli insetti impattano di meno sull'ambiente, mangiamoci gli insetti, però come per il maiale, che fino a 100 anni fa era un semplice animale che veniva allevato,
e veniva consumato un maiale per famiglia, non è che aveva un impatto così elevato. Oggi i maiali vengono allevati in allevamenti intensivi, sono tantissimi maiali, miliardi di maiali al mondo vengono allevati e consumati, hanno un impatto molto elevato. La stessa cosa potrebbe ripetersi banalmente con gli insetti, cioè quando il mercato capirà che è possibile fare economia di scala anche sugli insetti, quindi allevarne tantissimi per fare soldi, ovviamente si andrà in quella direzione, perché purtroppo questo è l'atteggiamento. Quindi invece di dire l'insetto è il futuro, bisognerebbe dire a me piace mangiare altri animali, che è può essere un atteggiamento corretto o un atteggiamento sbagliato, questo dipende dalle persone. Però preferisco che vengano allevati in un certo modo e con un impatto molto, molto ridotto. Anche gli insetti vanno bene, per carità, però bisogna vedere che tipo di impatto avranno nel futuro. Certo, bisogna sempre pensare sul lungo periodo e voglio Certo. tornare con te, toccare un ultimo punto, ne parlavi prima, delle responsabilità dei governi, perché mi viene da dire, insomma, ci sono nel mondo tantissimi attivisti che si occupano di queste tematiche, che cercano di adattare la loro vita ad un consumo, una produzione più sostenibile, quindi hanno modificato anche il loro sistema alimentare. Però si rischia di cadere in quella che viene definita la trappola del consumatore verde, cioè a fronte di tantissimi singoli individui che cercano di vivere in una maniera più sostenibile, i governi sembrano non fare molto. Ecco, invece, secondo te, come e in che modo i governi dovrebbero implementare la loro azione? Certo, allora, quello che hai detto tu è giustissimo, si rischia sempre di far cadere sul consumatore, quando in realtà non è così, nel senso che il consumatore ha una larga fetta, diciamolo, di responsabilità, perché il mercato si muove a seconda anche di come noi consumiamo. L'esempio più banale è sempre quello dell'olio di palma. Un giorno all'altro abbiamo smesso tutti di volere l'olio di palma nei biscotti e oggi i biscotti c'è scritto sopra senza olio di palma. Poi dentro c'è la qualsiasi, però non c'è l'olio di palma, ci sono altri oli vegetali, eccetera. Ecco, allo stesso modo noi dobbiamo valutare questo impatto che possiamo avere anche sulle politiche, cioè i decisori politici sono quelli che poi fanno sì che si possa mettere in moto una serie di decisioni per cui i sistemi naturalmente diventano più sostenibili, cioè incentivando l'agricoltura di un certo tipo, oppure tassando maggiormente le emissioni dannose, le esternalità negative si dice, cioè le negatività, cioè la produzione negativa di una certa produzione alimentare, però questo arriva quando il cittadino si mobilita per far sì che questo accada. Non è del tutto normale, cioè dovrebbero essere i politici da soli a pensarci a questo, però certamente la cosiddetta azione di lobbying, detto in modo che può apparire un po' cattivo, però è così, cioè si tratta di fare pressione sui politici, e questo dovrebbe essere il ruolo del consumatore, quello di indicare la strada attraverso le proprie scelte, ma senza sentirsi necessariamente responsabile, perché non è colpa del consumatore, è colpa di un sistema in cui si trova il consumatore. Quindi la vera responsabilità del consumatore è quella di voler cambiare il sistema. In effetti, te lo dico da persona che lo fa come, cioè io sono un attivista su questo fronte, certamente attivarsi è una cosa in più, è inutile dire che non serve. Essere i primi a voler cambiare il sistema in cui si trova serve sempre, perché abbiamo tutti un pezzetto di responsabilità in questo mondo. Quindi fare è meglio che non fare, però non bisogna neanche sentirsi carichi della responsabilità universale del disastro che sta accadendo nel mondo, perché ognuno ha una fetta che però non è una fetta esagerata. Diciamo che potremmo dire che ha più colpa qualche capo di Stato rispetto a quella che ho io o quella che hai tu. Io, Valentino, ti ringrazio veramente tanto per questa chiacchierata, mi hai illuminato su tantissimi temi, soprattutto su quello degli insetti, e ti auguro una buona giornata, soprattutto buon lavoro e veramente Grazie. grazie ancora. Ci risentiamo. Grazie a te Federico, grazie mille, sono stato veramente bene in questa chiacchierata, spero di vederti però di persona il prima Anch'io. possibile. Ciao. Ciao.